È scritto di interrogare il consigliere Giudici, oggetto dell'interrogazione. Bene, risposta scritta al consigliere Tamburini, prendo nota. Consigliere Giudici, applicazione e riduzione valori estimativi aree PEP. Il consigliere ha depositato il testo alla Giunta e risponde per la Giunta l'assessore Brasini. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Raddoppiano gli oneri di riscatto nei PEP. È la conseguenza del provvedimento numero 10 depositato alla sezione della Corte dei Conti di Roma, deputata alla gestione delle partite per le autonomie, che non ha ritenuto condivisibili le modalità di applicazione del cosiddetto emendamento Petitti, evidenziando l'erroneo presupposto che tale emendamento introducesse la facoltà per i comuni di abbattere fino al 50% l'importo ottenuto applicando al valore venale del bene la percentuale del 60%. La Corte dei Conti precisa inequivocabilmente, peraltro modificando l'interpretazione data in precedenza dalla Corte dei Conti della Lombardia, ribadisce che al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è riconosciuta all'ente la facoltà di abbattere sino al 50% la percentuale da applicarsi al valore venale del bene e dunque correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40% sino al 50%. E questa interpretazione produce, da conteggi che ho potuto così fare e anche verificare con altri colleghi, per l'appunto il rischio del raddoppio degli oneri di riscatto. Allora, considerato che il Comune di Rimini, con delibera 122/2013, ha deciso di quantificare il valore venale delle aree PEP rapportandole ai valori OMI, abitazioni di tipo civile, categoria catastale A2 per gli appartamenti condominiali e ville villini, categoria catastale A7 per la casa schiera, occorre segnalare che tali tipologie edilizie si riferiscono comunque a un territorio che va ben oltre i limiti del PEP e quindi sarebbero da riverificare tali individuazioni catastali. I valori OMI sono indicatori di massima dell'andamento del mercato immobiliare e sono utilizzati per determinare nella misura del 33%, misura peraltro tutta da verificare, la quota presunta di incidenza del costo valore dell'area sulle quotazioni di mercato delle abitazioni nuove, cui secondo condivisibili fonti autorevoli in riferimento al consulente immobiliare sarebbe applicabile un ulteriore coefficiente riduttivo dello 0,65 che se applicato potrebbe sistemare un pochino le cose. Con delibera di Consiglio Comunale 189 del 2013 si è infatti riconosciuta da parte del Consiglio Comunale la necessità di un'ulteriore riflessione disponendo un approfondimento delle modalità di stima in relazione ai valori di mercato di riferimento che risultano al momento puramente teorici considerata la sostanziale stagnazione delle transazioni immobiliari. È da tenere presente che nel frattempo si è provveduto alla disapplicazione della previgente riduzione del 25% per assimilazione che era applicata per assimilazione degli interventi PEP ad interventi di riforma economico-sociale, questo su parere della Corte dei Conti di Puglia. Qui le Corti dei Conti, ognuna dice la sua e i cittadini sono quelli che poi ci rimettono, le amministrazioni non sanno più che pesce pigliare, verrebbe da dire. Però credo che con quanto deciso e disposto con la delibera di Consiglio Comunale 189 che prima citava del 2013 ci potrebbero essere le condizioni per una ripresa dell'esame da parte degli uffici su indicazione politica della Giunta di quel che è stato fatto finora. Peraltro è da tenere presente che le dinamiche deflattive sono tali da far incrementare il differenziale da versare al comune per i riscatti, perché diminuisce la valorizzazione che viene data a quanto versato in origine e quindi si amplia il differenziale. Se vuole terminare velocemente, consigliere, le prego di contenere la chiusura. Sì, grazie. Ciò premesso, le chiedo se non ritenga necessario e opportuno procedere a quanto disposto nella predetta delibera 189, cioè all'approfondimento delle modalità di stima. Le chiedo altresì di sapere come intenda procedere rispetto alle diverse istanze esistenti per il riscatto in area PEP. Grazie. Bene, per la Giunta risponde l'assessore Brasini. Prego, assessore.
Sì, abbiamo appreso anche noi in questi giorni questa delibera della Corte dei Conti, sezione delle autonomie di Roma, su richiesta tra l'altro di un approfondimento della sezione invece della Sardegna, della Regione Sardegna, della Corte dei Conti, per un comune che aveva chiesto appunto un parere riguardo ai calcoli dei valori di trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà. Siamo rimasti basiti perché diciamo, noi abbiamo applicato un principio che era un principio frutto di un provvedimento legislativo, il famoso emendamento Sani Petiti alla legge di stabilità ancora 2014, su cui noi stessi ci eravamo spesi, che ritenevamo fosse tra l'altro per la città di Rimini in particolare un provvedimento anche giusto, perché restituiva l'equità di trattamento dei valori di riscatto tra tutti i PEP di Rimini e in particolare il quinto PEP, perché vi ricordate che essendo intervenuto post 2011 il calcolo del valore di riscatto si era venuto a creare una differenza di trattamento tra i vari PEP della nostra città. Quindi non solo era giusto quel principio, ma riportava anche a Rimini un livello di equità di trattamento, giusto o sbagliato che fosse, tra tutti i PEP. Cioè, oggi noi prendiamo atto che una Corte dei Conti di fatto disconosce come dire, lo stesso potere legislativo, quindi la sua preoccupazione è la mia preoccupazione, è la nostra preoccupazione, perché come lei stesso ha detto, noi oggi ci troviamo a dover stabilire, no, dei valori su norme che continuamente vengono disconosciute. Quando noi abbiamo detto nella dialettica che abbiamo avuto, nella discussione che abbiamo avuto sul calcolo in particolare del quinto PEP, c'eravamo anche, come dire, premurati di non andare a chiedere pareri alla Corte dei Conti, proprio per vedere poi nei fatti che cosa è successo. È successo che i valori che noi applicavamo e che noi riteniamo comunque equi e giusti nel calcolo dei valori di riscatto, quando sono stati messi nelle condizioni di essere sottoposti a valutazione della Corte dei Conti, la Corte dei Conti li ha completamente ribaltati in maniera peggiorativa per i cittadini. Quindi quando noi diciamo probabilmente una fiducia anche nell'azione amministrativa, del cercare di riconoscere che l'amministrazione ha sempre cercato di dare il massimo di, come dire, nelle more chiaramente di quelle che sono norme, no? Spesso anche contraddittorie, strabiche, ma almeno all'interno delle norme quello che è il massimo che il Comune può riconoscere per i cittadini, ecco, questo livello di fiducia oggi ci viene anche un po' riconosciuto, nel senso che il Comune ha comunque cercato di applicare sempre il massimo di quello che le norme ti potevano riconsegnare. Oggi siamo preoccupati. E come rispondiamo a questa preoccupazione? Certamente rinvigorendo l'azione politica e l'azione legislativa, perché quello, cioè, noi abbiamo, ci siamo battuti per l'applicazione di un emendamento, per l'approvazione di un emendamento che oggi viene in qualche modo messo in discussione da questa delibera. Non è una sentenza, è una delibera, quindi già è una cosa diversa, però ci fa preoccupare lo stesso, e quindi riprenderemo immediatamente, anzi vi devo dire abbiamo già ripreso quell'azione politica che ci ha portato nel 2014 ad approvare a livello nazionale un emendamento alla legge di stabilità. Consigliere Giudice, per dichiararsi. Grazie Presidente. Ma velocemente, allora, se il Comune non incassa niente, perché nessuno paga più niente, ma nemmeno il Comune può procedere con le stime, secondo me, oltre che attendere, come dire, le soluzioni legislative che scontrano sempre, per l'italiano con cui sono scritte, una possibile diversa interpretazione, ed è questo il problema, perché basterebbe riandare a quel che avevo detto io nel 2014, all'inizio del 2014, immediatamente dopo, in cui paventavo questo rischio. D'altra parte esiste anche la norma che suggerisce l'abbattimento dello 0,65 già oggi sui valori di stima che possono essere calcolati dagli uffici tecnici, ed è il consulente immobiliare che ce lo dice e ce ne spiega le ragioni. Sarebbe anche da riprendere in considerazione il tema della classificazione degli immobili, perché la maggior parte degli immobili sono in categoria A3 e non in A2, con una differenza di valutazione sensibile che potrebbe aiutare a risolvere il problema. Per il momento mi ritengo insoddisfatto della sua richiesta. Le chiedo una risposta scritta anche sulle modalità con le quali l'amministrazione comunale intende procedere.